qui è bellissimo, ci stiamo divertendo. Fantastico. Quando volete venirci a trovare siamo qui. Tanto saliamo. Come la ragazza di prima, di là.
l'abbiamo fatto scendere un po' veloce. Ah sì? No, no, io dico prima dell'atterraggio è scesa veramente con la vite, è scesa bene, anzi lei era con tutti. Siamo due furetti del cielo noi. Praticamente non ci deve prendere nessuno, gli altri stanno bassi, c'è una macchina termica. Di usciti, ora siamo dentro nuovamente. I passeggeri sono praticamente dei sacchetti di sabbia trasportati in volo. Ci servono da zavorra. Ah, senti che bello, che fresco, che fa, che fresh. Si è reso, vedi, si è reso, se ne va con la coda tra le gambe. Ciao Emanuele, ciao, noi ce ne andiamo sul Lupone. Facciamo una quota, ce ne andiamo sul Sempevisa. Come te lo aspettavi? È bellissimo, è più bello. Aspettavo, mi aspettavo di avere più paura in realtà. No, ma vedo che tu sei tranquillissimo. Sì, sì, sto tranquillo. Meno male, meno male. Pure qui un po' di forza, perché comunque atterraggio in acqua. No, deve essere una cosa eccezionale. Dove stanno andando quei due che stanno sprofondando lì? Questi due crucidi. Eccoli qua, guarda, questi. Questo qui è il complesso di giardini di Nizza. Ah. Sì. C'è il laghetto, poi c'è il torrente e tutto intorno si crea un microclima particolare dove sono delle piante che normalmente non crescono nella Agropontina, però lì in questo caso sì, perché sì, questa è una sorgente un po' particolare di acqua. Emanuele ha bucato, dimmi di no. Dove sta andando non lo so.
ancora alto, sì, ancora alto però. Speriamo che non mi buca, se no lo strozzo. E praticamente niente, si formano tutte queste piante che normalmente non ci sono. E è molto bello visitarlo, sai? Sì. Sì, questo weekend credo che sia gratuito. Io se fossi voi, magari dopo qualcosa che avete messo in bocca, un giretto lo farei. Sì, già che siamo qua. Sì, magari, esatto, visto che siete qua, però molto carino anche da visitare. Allora, per mangiare, io vi consiglio Bassiano, che c'è un ristorantino che sta all'interno delle mura, le costeggiate, in direzione praticamente oraria. A un certo punto vi trovate una piccola locanda dove si mangia veramente bene e che fa freschissimo. E è praticamente su questa insenatura lì, vedi quel paese lì arroccato? Sì. Quello è Bassiano. Sì. Si sta freschi e si mangia da Dio. A Norma purtroppo non ci sono tanti posti per mangiare buoni, diciamo, qualità prezzo buoni. Poi invece, se non volete mangiare, se volete prendere qualcosa di fresco, i posti da visitare sono due sermonette.